l'hotel Dora di Pozzilli si è tenuta l'Assemblea Generale di Confindustria Molise, alla quale hanno preso parte, tra gli altri, il Ministro per la Coesione Territoriale per il Mezzogiorno Claudio De Vincenti, il Sottosegretario ai Trasporti Umberto Del Basso De Caro e il Presidente Nazionale di Confindustria Vincenzo Boccia. In apertura dei lavori, i saluti del sindaco di Pozzilli, Stefania Passarelli, che ha illustrato la situazione del suo paese mostrandosi soddisfatta per gli interessanti segnali economici derivati soprattutto dall'indotto sanità fondamentale per Pozzilli e non solo. A seguire il presidente di Confindustria Molise Mauro Natale, il quale nella sua relazione ha sottolineato i progressi di una ripresa economica che si stanno registrando nel Mezzogiorno. Le rilevazioni del Centro Studi Confindustria, infatti, ci indicano una crescita superiore a quella che si registra nell'intero paese, l'1% del PIL contro lo 0,6%. Alla crescita del PIL meridionale ha contribuito anche il Molise, che è cresciuto del 2,9% dopo la Basilicata. Natale si è soffermato sulle difficoltà che l'industria molisana di piccole dimensioni sta affrontando in questo periodo di crisi, ribadendo quanto sia importante che gli istituti di credito con patrimoni solidi tornino a investire con coraggio nelle iniziative imprenditoriali che meritano attenzione. Poi fare i puntati sul tema delle infrastrutture del nostro territorio. Il presidente regionale di Confindustria ha invitato il Molise e tutte le regioni del Mezzogiorno ad individuare opere funzionali alla crescita dell'intera area meridionale, non dei singoli territori. La logica con la quale ci si deve muovere per superare il differenziale di crescita tra nord e sud, ha detto, è proprio questa: superare le specificità delle autonomie territoriali per abbracciare l'idea di un'unica regione meridionale. La svolta epocale che abbiamo davanti, ha concluso Mauro Natale, è il piano industriale 4.0 che punta a consolidare le nostre produzioni manifatturiere e orientarle verso le frontiere tecnologiche più avanzate. Industria 4.0 costituisce oggi la risposta italiana all'esigenza di rilanciare la crescita economica. A prendere la parola successivamente l'amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri, che ha spiegato come per l'area di crisi del Molise ci sia stata una risposta sorprendente dal punto di vista quantitativo. Le risorse disponibili, ha detto Arcuri, sono una combinazione, speriamo virtuosa, di fondi europei a disposizione del governo e della regione e di fondi nazionali che mette a disposizione il Ministero dello Sviluppo Economico. Gli strumenti per utilizzare queste risorse sono in parte i contratti di sviluppo e la legge 181 che gestisce Invitalia. Ma auspichiamo anche qualche altro incentivo di portata inferiore che dovrà gestire la Regione. Nell'arco di 2 mesi, una volta definite le risorse, contiamo di approvare il piano di riconversione industriale e sottoscrivere l'accordo di programma. Dinanzi alla platea di imprenditori e autorità civili è intervenuto anche il governatore del Molise Paolo Di Laura Frattura, che ha parlato di fervore, entusiasmo e voglia di fare impresa nella nostra Regione. Segnali positivi, ha ricordato, che sono stati evidenziati da Istat, Moody's, Banca Italia e Svimez. Oggi, ha concluso Frattura, comprendiamo le ragioni delle nostre scelte, anche di quelle più impopolari. Abbiamo ancora molto da fare e lo faremo per completare il processo di sviluppo che il nostro Molise attende e merita. Importanti segnali sono arrivati anche dal ministro De Vincenti, il quale ha sottolineato l'attenzione che il governo Gentiloni sta rivolgendo nei confronti del Mezzogiorno. Un'attenzione molto forte del governo Gentiloni nei confronti della politica della coesione territoriale e del Mezzogiorno in particolare. Noi abbiamo già impresso una svolta alla politica per il Mezzogiorno con il governo Renzi, il master plan, i patti per il Sud. Il patto per il Molise è stato uno dei primi patti che abbiamo elaborato e firmato. Sono qui adesso all'Assemblea di Confindustria perché è molto importante il ruolo che devono giocare le imprese per lo sviluppo del Molise, e poi continueremo con il Presidente Frattura facendo il punto sull'attuazione del patto per il Molise in modo da accelerare al massimo. Il governo Gentiloni vuole rafforzare e dare lo spazio a tutto il potenziale di una nuova politica per il Mezzogiorno. Il strutturale del Sud è un ritardo che pesa sulle possibilità di sviluppo del Mezzogiorno, è uno degli assi portanti, il recupero infrastrutturale della nostra politica per il Mezzogiorno. Sono interventi molto presenti nei patti per il Sud e in particolare nel patto per il Molise. Il patto per il Molise prevede degli interventi infrastrutturali sia sulla viabilità sia sulle ferrovie, decisivi per dare pieno collegamento tra il Molise e il resto del nostro paese.
sono infrastrutture decisive per lo sviluppo economico. Oltre questo ci sono poi politiche sia industriali, sia ambientali, sia sul turismo e la cultura che vanno sempre nella direzione di favorire uno sviluppo equilibrato del territorio. Si è poi soffermato sulla questione disoccupazione giovanile, in particolare nelle regioni meridionali, ribadendo che l'obiettivo primario del governo è finalizzato ad avviare il mezzogiorno verso lo sviluppo. I dati sulla disoccupazione sicuramente ci dicono che le situazioni di sofferenza nel nostro paese, in particolare nel mezzogiorno, sono ancora forti e diffuse. Contemporaneamente stanno dentro un quadro in cui l'occupazione sta crescendo, il che, come è giusto che sia, spinge anche quelli che erano fuori del mercato del lavoro a presentarsi sul mercato del lavoro. Questo implica anche che aumentano le persone in cerca di occupazione, ma ripeto, è il segnale anche di un'economia che sta riprendendo, senza nulla togliere alle situazioni di sofferenza sociale di cui noi siamo pienamente consapevoli. La nuova politica per il mezzogiorno deve essere proprio finalizzata ad avviare finalmente il mezzogiorno su un sentiero di sviluppo e di recupero occupazionale stabile. Il Ministro ha concluso parlando della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali, che inizierà ad avere un impatto visibile soprattutto per quanto riguarda gli strumenti di sostegno agli investimenti delle imprese. Abbiamo avviato intanto una nuova fase di capacità amministrativa e di utilizzo delle risorse con le risorse del 2007-13, della programmazione del 2007-13, i fondi europei sono stati pienamente utilizzati con un recupero di capacità importante dovuta al ruolo sì del governo centrale ma anche, ci tengo a sottolinearlo, della regione e degli enti locali che hanno fatto la loro parte fino in fondo. Adesso le risorse 2014-20 stiamo già finalizzandole. Abbiamo già avviato bandi e procedure per interventi, investimenti che già assorbono il 30% delle risorse dei fondi strutturali 2014-20. Continueremo su questa strada, anzi acceleriamo. Il patto per il Molise è uno strumento di accelerazione molto importante. Sulla stessa lunghezza d'onda il presidente nazionale di Confindustria Vincenzo Boccia, che ha sottolineato quanto sia importante reagire alla crisi per superarla, mettendo in evidenza anche l'attenzione del governo verso lo sviluppo industriale del mezzogiorno. Una regione simbolo di un nostro mezzogiorno che ha necessità di riporre una questione importante che abbiamo posto a livello nazionale, che abbiamo definito la questione industriale. Ripartire dalla questione industriale, individuandola come questione nazionale, ma partendo dal nostro mezzogiorno, in particolare da una regione come il Molise, è la grande sfida che il Paese deve cogliere, perché recuperando la questione industriale recuperiamo crescita, quindi competitività del Paese, e riusciamo a reagire ad una crisi che ormai da anni attanaglia il Paese, che vede segnare di tendenza che si inverte, ma sicuramente non è una ripresa. Dobbiamo accelerare su alcuni strumenti, c'è un tavolo aperto con il governo su cui cercare di aumentare e accelerare la dotazione infrastrutturale in termini temporali anche di fattibilità, e un'attenzione alla industria del Paese partendo dal nostro mezzogiorno, la grande sfida che dobbiamo cogliere. Il presidente nazionale di Confindustria ha affrontato infine il delicato tema del lavoro, soffermandosi in particolare sulla questione della crescita economica. Dobbiamo invertire il modo di pensare, prima stabilire che cosa vogliamo realizzare sull'economia reale, poi individuare strumenti, quindi intervenire sulle risorse e poi sui saldi di bilancio. Esattamente un percorso inverso rispetto ai saldi di bilancio che prescindono dagli effetti sull'economia reale. Se vogliamo costruire una società inclusiva che accoglie giovani e che parta dal lavoro, dobbiamo investire sulla crescita. Si può fare, si deve fare, il Paese, ricordiamo che è il secondo Paese industriale d'Europa, ha una potenzialità incredibile, dobbiamo lavorare sulle potenzialità e non appiattirci sul presente. Guardiamo al futuro, guardiamo avanti e cerchiamo di costruire le precondizioni per l'occupazione, che penso che questo sia l'elemento determinante per il Paese. La crescita è la grande priorità del Paese su cui tutte le forze devono convergere, dai partiti alla politica, alle forze sociali, perché è una dimensione di emergenza che deve diventare invece c'è una grande questione di opportunità del Paese.